Segnale News. Le notizie dall'Italia e dal mondo su Perte Online. Ancora buona giornata dalla redazione. Apriamo con la cronaca dall'estero. È di 5 morti e altre 6 persone ferite gravemente. Il bilancio degli incidenti scoppiati a Dallas dopo l'uccisione di 2 afroamericani in Louisiana e Minnesota. Altre manifestazioni si sono svolte oltre che a Dallas in altre città degli Stati Uniti. Ad uccidere gli agenti sarebbero stati almeno 3 cechini. La cronaca dall'interno è accusata di aver avvelenato il padre di una collega, tutto perché non voleva accettare un trasferimento. Protagonista una infermiera dell'ospedale di Venafro. L'uomo morto aveva invece evitato che la figlia, grazie alla legge 104 che parla di assistenza ai genitori non autosufficienti, rimanesse sul posto. Questo evidentemente ha fatto scattare nella testa dell'altra infermiera rabbia e rancore e, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe determinato la morte dell'uomo somministrandogli soda caustica e quindi provocandone la morte. Ora si indaga per omicidio volontario. Ancora la cronaca: si tuffa dal pedalò ma non si accorge che proprio in quel punto c'era una secca con l'acqua molto bassa. Risultato: batte la testa e si rompe il rachide cervicale. Protagonista, suo malgrado, un ragazzo di 17 anni che ora si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cesena. Rischia purtroppo di rimanere paralizzato dalla vita in giù. Cambiamo argomento. Quasi il 40% dei pensionati italiani vive con pensioni inferiori ai 1000 euro, lo afferma l'INPS nel suo rapporto annuale. La maggior parte di questi pensionati è rappresentato dalle donne. Per questo il presidente dell'INPS, Tito Boeri, è tornato a sollecitare operazioni utili a contrastare la povertà, augurandosi, tra le tante cose, che lo Stato incentivi il congedo di paternità. Parliamo ora di scioperi. Si prospetta un lunedì davvero difficile per il trasporto pubblico a Roma, un'agitazione che rischia di bloccare la capitale per tutta la giornata tra ATAC e le linee periferiche gestite dalla società Roma TPL. Ovviamente saranno tutelate quelle cosiddette fasce di garanzia, fino alle 8.30 tutto viaggerà regolarmente, poi nella giornata tutto si fermerà fino a raggiungere la fascia oraria tra le 17 e le 20. Nelle quali appunto verrà ripristinato il servizio. Cambiamo argomento. Audrey van der Meer e Ruud van der Wiel del Norwegian University of Science and Technology di Trondheim. Chi sono, direte voi? Sono due ricercatori giunti ad una conclusione che, devo dirvelo, a me piace tanto, davvero tanto, e che conferma mie precise convinzioni. Scrivere a mano stimola e sviluppa le capacità del cervello più che non la digitazione di una tastiera. Dunque, scrivete, scrivete, scrivete. E concludiamo come sempre in bellezza, questa volta una straordinaria bellezza. Ecco, pregherei Davide De Santis dalla regia di mettere a tutto schermo questa immagine. La riconoscerete, è la fontana di Trevi che è stata riadattata in occasione della sfilata di moda della marca della Maison Fendi e che dà un effetto straordinario. Sembra che le modelle passeggino sull'acqua. Ovviamente c'è una lastra di plexiglass che permette loro di fare questo, però ovviamente l'effetto ottico è davvero straordinario, particolare, complice anche la bellezza della capitale. Insomma, Roma è davvero Roma, non c'è niente da fare. Ultima notizia per questo appuntamento informativo, noi ci rivediamo più tardi. Segnale News.